Domenica 14 novembre 2021 vi parlo dallo spazio espositivo San Marco in via San Zanobi a Firenze, dove è in corso, sempre rigorosamente in orario antimeridiano, l'ennesima rassegna d'arte promossa dall'Associazione Toscana Cultura. La selezione è stata effettuata come sempre da Lucia Raveggi, presidente dell'associazione, e come sempre presentata poco fa al folto pubblico presente, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid, da Jacopo Chiostri, che ora anticiperà la visione di quelle delle opere che state per vedere, delle piccole interviste che abbiamo realizzato con molti degli artisti partecipanti, sono 20 a questa mostra, ci anticiperà quello che ha detto poco fa al pubblico e che ora sintetizzerà per i nostri telespettatori. Sì, Fabrizio, come abbiamo detto anche prima, parlando singolarmente con i pittori presenti, si tratta dell'ennesimo successo dello spazio espositivo San Marco. Nella Saletta Barbana abbiamo poco fa presentato la personale di Giusy Gramini, che è una personale completa perché oltre alla pittura, la sua pittura dedicata per prevalenza a Mugello, ci ha portato uno dei suoi lavori di nudo, perché lei sta seguendo la scuola, la libera scuola del nudo, e poi le sue sculture lignee. Quindi una presenza corposa, ma direi che oggi la cifra più interessante di questa giornata è la qualità delle opere. Come sempre ci sono rappresentati un po' tutti i generi pittorici, ma la qualità è assolutamente interessante. Ancora una volta i pittori sono venuti alla loro inaugurazione, sono stati assieme, si sono confrontati, e credo che questo sia l'aspetto forse più bello di queste collettive, di questo lavoro che viene fatto allo spazio San Marco, cioè il fatto di mettere insieme gli artisti, di potersi conoscere, parlare, di poter ciascuno imparare qualcosa dall'altro. Io l'ho detto, anche l'ho scritto in realtà, questo spazio è una delle bocche di fuoco di Toscana Cultura, che come sappiamo offre un pacchetto completo. Direi che tutto quello che riguarda la comunicazione oggi è possibile avere con Toscana Cultura, e questo lo dico perché credo sia un pregio ed un merito che va ascritto a Lucia e a Fabrizio. Grazie. E ora Lucia Raveggi, presidente dell'Associazione Toscana Cultura, inviterà i nostri telespettatori a venire a visitare la mostra, ricordando i giorni d'apertura, ricordando una cosa importante, che questo spazio espositivo è aperto anche nei giorni festivi, soprattutto nelle prossime festività natalizie. Sarà un valore aggiunto per quanti verranno nel centro storico di Firenze per fare shopping. Un ringraziamento come sempre a tutti gli artisti partecipanti, specialmente per chi viene da fuori, e ringrazio veramente tutti. La mostra è aperta tutti i giorni, dal martedì alla domenica, dalle 16.30 alle 18.30, quindi invito i telespettatori a venire a visitare questo spazio con queste belle opere, e invito tutti alla prossima mostra, che sarà una personale di Vilma Mangani dal 28 novembre fino al 9 dicembre. Benissimo, prima di passare a proporvi le piccole interviste che abbiamo raccolto durante il vernissage, vi ricordo che l'attuale mostra si concluderà il 24 novembre, come sempre ingresso libero. Espongono Paola Dinolfi, Fulvio Benvenuti, Mirella Biondi, Guido Botticelli, Maria Inda Bria, Civita Centola, Luciano Faggi, Paolo Fattori, Salvatore Ferrante in arte Soterus, Gam, Claudio Lastrucci, Giuliana Lippi, Alessandro Lombardi, Roberto Loreto, Nicola Lotti, Angelo Pierazzuoli, Maria Luisa Salvini, Eloisa Scultetus, Anna Serrini e Sandra Tesi. Nella Sala Barbano è in corso per tutta la durata della mostra la personale di Giusy Gramini.
Buongiorno, sono Lotti Nihla, questi sono i miei due dipinti, tecnica mista, olio acrilico e tempere particolari, in modo che rimettano in evidenza, se tu le tocchi, si sente praticamente il disegno. Questo l'ho fatto perché qualche persona che non può vedere perlomeno può sentire il disegno e immaginare ciò che ho fatto. Buongiorno, sono Anna Serrini e stavolta ho portato due opere con delle foglie, chiamiamole foglie d'autunno, un acero rosso e foglie cadute in un fiume, in un lago, non so. Ho rappresentato quest'autunno in questa maniera, con i colori tipici di questo periodo. A me piace la natura e la rappresento meglio che posso. Buongiorno, Alessandro Lombardi. Nella ricerca della luce in tutte le sue manifestazioni della natura sono rimasto affascinato dagli spruzzi d'acqua di questo cavallo che attraversa il fiume e anche dal crepitio di questa fiamma del focolare. E poi mi sono cimentato in questi bianchi dei piatti, della farina, del burro e del formaggio che mi hanno coinvolto particolarmente. La mostra è bellissima, grazie, venite a vederla. Buongiorno, Claudio Lastrucci, ho portato due quadri, mi sono cimentato uscendo un attimo da quello che è la mia attitudine su marine e paesaggi e quadri attuali di la contemplazione mi è venuta in mente guardando una modella che stava su uno scoglio, io l'ho trasformata in un paesaggio alpino. Lo sguardo mi ricorda la gioventù. Sì, salve, sono Flavio Benvenuti, sto a Vicchio. E queste sono le mie due opere. Io vo poco lontano, è tutta roba che ho intorno a casa. E mi piace guardare e riguardare secondo le stagioni i punti di luce anche durante la giornata. È una cosa che dà soddisfazione. Sono Guido Botticelli, professione restauratore. Questi lavori è più che altro opere per hobby. Ho voluto portare due statue che sono nella cronaca giornaliera, femminicidio e l'abbraccio, cioè l'ultimo abbraccio che vuole riprendere le morti bianche, ecco, in sostanza. Quindi due temi molto importanti, quello che è il femminicidio e le morti bianche che oggi è nella cronaca giornaliera. Ecco. Buongiorno a tutti, sono l'architetto Ramati, rappresento qui Game. E in Game risalta fortemente la poesia della composizione, che mira molto a una ripresa giovanile di quello che era il gioco nell'infanzia. Inoltre si punta tantissimo sulla cromaticità e soprattutto su colori primari che vogliono arrivare diritto all'interlocutore. Game vuole ricordare questa contrapposizione che c'è tra il gioco e l'arte contemporanea e che questa può essere presente in tutti i subinconsci personali. Per cui vi invito anche prossimamente a vedere anche altre opere che verranno poi esposte e spero che questa cosa possa arrivare dritta al cuore. Grazie. Fattori Paolo. Sì, ho portato delle opere ad acquerello nelle quali c'è un autoritratto e nell'altra c'è mia moglie. Poi c'è quello che ho rappresentato, il coronavirus, sul Sesto Fiorentino, questa bestia che sta avvolgendo la città. E poi c'è un ritratto di una donna antica. Niente, è una passione più che altro verso i ritratti e questa più o meno è la mia linea. Io sono Sandra Tesi e ho esposto un quadro solo perché è abbastanza, per me è abbastanza importante, diciamo. È un ritratto di mia figlia e
faccio molti ritratti, mi piace, nudo, ritratto, così. Mi è piaciuto fare la mostra in questo posto, vengo spesso e ringrazio Borghini e tutti che ci danno la possibilità, specialmente in questo periodo di pandemia, di farci vedere, di riconoscersi fra di noi, di partecipare a qualcosa. È una cosa molto importante per noi artisti, perché noi lavoriamo in silenzio, in casa, nella solitudine, e siamo sempre soli a lavorare. E poi se non si espone ogni tanto e non ci si trova fra noi, cioè, è una cosa piuttosto deprimente. Buongiorno, io sono l'artista Maria Luisa Salvini. I miei quadri sono di getto, non li preparo prima, però attraverso il colore e attraverso il movimento io ottengo queste cose. Poi soprattutto voglio precisare che i miei colori non si fondono insieme. Sono fatti a tempera, sono a tempera. E poi io mi innalzo verso Dio quando li faccio.